c'erano le donne di bando e tutte le sere quando andavano a casa passavano davanti a casa mia con le sporte piene di uva che portavano a casa ogni giorno così. E io mi ricordo che le inseguivo, loro in bicicletta, io a piedi, le inseguivo insieme a mio fratello e altri bambini perché ci dessero un po' di uva a noi che eravamo lì che aspettavamo. E queste grandi corse dietro le biciclette per andare a prendere un grappolino d'uva. Da piccolino vivevo più che altro con i nonni e lì i nonni erano contadini, una famiglia contadina numerosissima, erano in 28-29, adesso non ricordo bene, persone in famiglia e io vivevo con loro perché i genitori andavano a lavorare durante il giorno. E non, allora gli asili non c'erano e andavo in casa dei nonni che loro mi tenevano, mi davano da mangiare, mi davano e poi mi coccolavano anche. E diciamo che la mia infanzia l'ho passata coi nonni e stavo d'un bene. Però non me ne rendevo conto di stare così bene, adesso sì che mi ricordo, dai, ti vengono in mente dopo certe cose, certi stati d'animo, certo modo di vivere, era bellissimo allora e non me ne rendevo conto proprio veramente. Poi vabbè, sono diventato grande e mi ha mandato a lavorare, che allora era un dovere primario andare a lavorare, che a scuola non ci si andava.